sostenibilità e responsabilità, in che modo si declinano nel vostro operato quotidiano a favore appunto di una nuova idea di futuro e di sviluppo? Ma in realtà noi come Ambienta nasciamo alla fine da un concetto semplice, no? In un mondo in cui consumiamo troppe risorse naturali e produciamo troppo inquinamento, tutte le aziende che riescono a creare dei business model in qualunque settore che a parità di tutto il resto riescono a risparmiare risorse naturali o fare meno inquinamento, queste aziende, al di là di essere nice, sono aziende più competitive. Tanto è vero che noi abbiamo sempre detto, se investi nella vera economia verde, che spesso non è quella che si racconta sui giornali, coloranti naturali, vernice base acqua, packaging sostenibile, bla bla bla, fai più soldi rispetto alle altre aziende, perché sono aziende che crescono di più. Sono 11 anni che siamo nati e credo di poter dire che lo abbiamo dimostrato. Pienamente. Parlando di futuro, di speranza, di entusiasmo, coraggio, sono delle parole che questa mattina sono state pronunziate da molti dei relatori. Che valore ha pronunziare queste parole a San Patrignano, in questa comunità che è da 40 anni sparge speranza per tanti giovani, giovani donne e giovani? Guarda, io ti ringrazio, ho appena ringraziato Letizia, perché sono tanti anni che sento parlare di San Patrignano, sono vicino a molte delle persone che aiutano, tutti gli anni ho incontrato San Patrignano a Milano alle vostre cene per cercare di darvi una mano, però devo dire che le due ore, perché poi alla fine sono state due ore in cui sono scappato da qua e sono andato in giro, e al di là di aver visto una realtà, se voglio, anche industriale incredibile, no? E aver scoperto quanti amici danno una mano in questa Italia meravigliosa, privata, che fa le cose al di là di tutto, clamoroso. Io ho avuto due ore, io e mia moglie, perché ero con la Franci, abbiamo avuto due ore di un'esperienza umana, devo dire, incredibile, parlando con tutti i ragazzi con cui abbiamo avuto la fortuna di parlare. Per cui credo che onestamente tutte le parole che le persone, incluso me, che vanno su quel palco possono dire, sono onestamente un di più rispetto a una parola che è una testimonianza reale, concreta, di ragazzi che se posso, l'ho detto a loro, spesso da quelle parole senti storie e capisci che quel tipo di problematiche toccano tutti, toccano ricchi, poveri, il nord, il sud, donne, toccano tutti, perché arrivano dagli angoli più incredibili. Minori anche. Sì, ma anche persone più avanti negli anni, no? Per cui quell'avvocato napoletano che ha 38 anni è partito col feeder, cioè cose veramente con una semplicità, con un coraggio nel raccontarle. Ecco, in molti quasi un senso di colpevolezza, no? Mentre invece in fondo qua non c'è nessuno che ha fatto del male dei bambini, che ha fatto del male degli anziani, che ha ucciso delle persone. Cioè i cattivi sono da un'altra parte, non so come dire. Sì. No, i cattivi sono quelli che si devono sentire colpevoli, e purtroppo spesso non ci si sentono nel mondo. Ecco, invece secondo me è la speranza, no, di gente che ha fatto del male a se stessi, perché ha inciampato, ma inciampano tutti ragazzi, prima o poi nella vita si inciampa tutti, e hanno saputo attraverso una roba che, devo dire, questo è il più bello startup che uno, cioè, io credo che è una roba incredibile. La bellissima notizia è che sì, c'è un sacco di fuffa nell'impact, nel mondo, è pieno di fuffa, però io credo che nel mondo, io ho la fortuna per il lavoro che faccio, io nella parte sustainable faccio la parte più facile, perché faccio l'ecologia, che è molto più facile della parte sociale, onestamente, però i grandi denari del mondo sono la ricerca di poter investire dei soldi dando dei rendimenti, perché se sei in fondo pensione tu devi ridare poi delle pensioni della gente che mese dopo mese ha dato quei risparmi al fine di potersi permettere una vecchiaia decorosa. Però esistono dei modelli di business, e voi, da quello che mi raccontano e da quello che si vede, ci state per arrivare a essere sostenuti da soli, che poi diventate una macchina da guerra, siete già una macchina da guerra, ma lo diventate ancora di più. E nel mondo questo noi lo stiamo già facendo, perché se tu hai intervistato il signor Pedon, lui ha 165 dipendenti in Etiopia che coltivano, trasformano e producono
proteine vegetali che con i problemi ambientali che ha il pianeta nel tempo sempre di più sostituiranno le proteine animali. Sì. Cioè sono cose che stanno succedendo nel mondo e questo è bello, no? È una roba che succede nel privato, io penso che la gran parte delle robe che succedono, sicuramente questo paese tipo io, sono nel privato, ma sta succedendo e voi siete un esempio che andrebbe raccontato sui giornali, cioè, voi siete una roba incredibile. Devo dirvi, guardate, faccio fatica a trovare le parole, tipicamente faccio poca fatica a trovare le parole, ma quella di stamattina sono state due ore tra le più toccanti, cioè mi ricordo, ecco, i monaci tibetani, cioè, me ne ricordo poche di così forti. C'è un'umanità incredibile e c'è una grande, cioè si può fare. Ci vuole tanta persistenza, ci vuole tanta competenza, ci vuole tanta passione, ci vogliono tanti anni, perché però Roma non è stata costruita in una notte, no? Però si può fare, lo state facendo ragazzi, tutti i giorni, è impressionante, è meraviglioso, siete una speranza di vita, tutti dovrebbero avere il privilegio di passare qua qualche ora come ho appena avuto io, perché è impressionante.